Ben ritrovati ad una nuova edizione del TG7 Basilicata. Un incidente è avvenuto ieri sera tra due auto sulla statale 16 in provincia di Bari. Il tragico bilancio è di un morto e 5 feriti. Un'auto guidata da un 71enne si è schiantata contro una New Jersey in cemento armato, posto per delimitare un cantiere di lavori allo svincolo di Conversano. Un'altra vettura, che nel frattempo era sopraggiunta, è rimasta coinvolta nell'incidente. Per il 71enne non c'è stato nulla da fare. Feriti la moglie della vittima, la loro figlia e il conducente dell'altra auto coinvolta nell'impatto. La polizia di Matera ha arrestato due persone, un uomo e una donna rispettivamente di 61 e 35 anni, entrambi pugliesi, per truffa aggravata in concorso in danno di persone anziane e questa l'ipotesi di reato a loro carico. Presso l'abitazione di due anziani coniugi è giunta una telefonata da un sedicente maresciallo che avvertiva l'anziana donna che il figlio si trovava nei guai per aver investito a Bari una passante. Per aiutare il figlio, la signora avrebbe dovuto parlare con un certo avvocato Maresca. In seguito, il finto avvocato, sempre telefonicamente, ha chiesto denaro contante e preziosi destinati alla vittima dell'incidente. Fortunatamente, nell'abitazione era presente anche un'amica della coppia che aveva capito il tentativo di truffa e allertato le forze dell'ordine. La donna è stata bloccata appena dopo aver intascato una somma di denaro consegnatale dall'amica di famiglia della coppia. L'uomo, mentre aspettava la complice a bordo di un'auto situato a poca distanza dall'abitazione, per una rapida fuga. Per questa edizione è tutto, io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.